Un calendario con l'anno che inizia e finisce il 6 aprile, giorno del terremoto. Giunto alla nona edizione, il calendario continua ad uscire ogni anno grazie all'impegno della One Group. Da un'idea di Francesca Pompa, Giulio Chilante e Angelo Di Nicola, questa iniziativa editoriale è assolutamente unica nel suo genere. La presentazione nella sala conferenze del Gran Sasso Science Institute. Il calendario ormai è un prodotto originale, unico, molto ambito anche dai collezionisti. Riporta immagini significative del fotografo Raniero Pizzi e notizie in pillole. Sono gli avvenimenti in sostanza più importanti dell'anno precedente della città che vuole rinascere. Un calendario che non viene messo in vendita, ma dato in omaggio. Per Angelo De Nicola si tratta di una cavalcata nell'anno passato, guardando al futuro con speranza, come dimostra la copertina. Questa è dedicata infatti alla perdonanza del 2017, con uno sbilanciamento verso il futuro, al 2019, quando si concluderà idealmente la nona edizione del calendario, con la speranza che la perdonanza diventi per allora patrimonio immateriale dell'umanità. Lo scopo del calendario è raccontare, ma anche guardare al futuro con occhio positivo. Ci sono foto e notizie, passaggi magari dimenticati a volte nelle cronache di TV e giornali, momenti preziosi come quello ad esempio immortalato da Raniero Pizzi, di tanti piccoli calciatori con il dottor Massimo Cinque, che con il terremoto, come tutti sanno, ha perso Daniela, la moglie, e i suoi piccoli Davide e Matteo. Esserci con creatività, uno sforzo editoriale che ha fatto spendere energie, ma vedendo il prodotto finale si può dire che ne sia valsa la pena.